Lo scorso 29 novembre 2022 si è svolto a Bologna il convegno Bookmarks in Epatologia. In tale congresso si è parlato anche della possibilità dell'approccio personalizzato al paziente riguardo la terapia dell'epatocarcinoma. Questa è una neoplasia in crescente incremento negli ultimi anni, come ci dicono le varie statistiche epidemiologiche. Tutte le linee guida sono concordi sul fatto che la scelta terapeutica deve essere effettuata in maniera multidisciplinare, quindi da un gruppo di clinici che si occupano della problematica e generalmente questo gruppo deve essere condotto da un epatologo che gestisce clinicamente il paziente e che quindi può ben raccordarsi con le altre figure specialistiche che poi intervengono nel percorso terapeutico del paziente. Ovviamente le scelte terapeutiche vanno fatte in base alla stadiazione che le linee guida propongono, generalmente quella più utilizzata a livello internazionale, soprattutto in ambito occidentale, è il BCLC, cioè la stadiazione del Barcelona Clinic Liver Cancer, che dà la possibilità, a seconda dello stadio del paziente, di scegliere una determinata terapia. Ovviamente poi nella pratica clinica, per varie ragioni, non tutti i pazienti di un determinato stadio, ad esempio, possono effettuare quella terapia prevista da quel determinato stadio. Quindi nella versione del 2022 il BCLC è stato rivisto dagli autori spagnoli che alla fine degli anni 90 e agli esordi del 2000 proposero questo tipo di classificazione, c'è la possibilità in questo senso di una migrazione di stadio in funzione delle caratteristiche del paziente, quindi si può scegliere una terapia diversa per quel paziente a seconda delle caratteristiche del paziente. Negli ultimi anni soprattutto la terapia medica sistemica per l'epatocarcinoma ha visto le più grandi novità. Per circa un decennio si è rimasti fermi alla disponibilità del sorafenib, che è stata la prima molecola utilizzata come terapia medica sistemica, e dopo circa un decennio abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il lenvatinib, che è un altro inibitore delle tirosine chinasi, quindi della stessa categoria del sorafenib, e più recentemente c'è stato l'avvento dell'immunoterapia, in particolar modo della tezolizumab, che viene associato al bevacizumab, un anticorpo monoclonale. Questa attualmente sembra essere la terapia riferita come gold standard, quindi come prima scelta terapeutica nelle terapie sistemiche per il maggior beneficio di sopravvivenza che ha dato rispetto agli inibitori delle tirosine chinasi. Ma in realtà gli inibitori delle tirosine chinasi e soprattutto il lenvatinib continuano ad avere un ruolo determinante. In particolar modo il lenvatinib, già rispetto al sorafenib appartenente alla stessa classe, ha dimostrato una maggiore progressione libera da malattia e quindi una progression free survival, quindi un tempo maggiore fino alla progressione di malattia rispetto al sorafenib, e inoltre ha anche un tasso di risposta oggettiva superiore al sorafenib. Dobbiamo inoltre tener conto che l'immunoterapia non sempre può essere utilizzata, questo perché pazienti che hanno una storia di epatopatia autoimmune o che hanno una recidiva di epatocarcinoma su fegato trapiantato, in quanto pazienti immunosoppressi, non possono giovarsi della immunoterapia, e quindi in questo setting il ruolo dell'envatinib diventa rilevante, perché poi la reale alternativa terapeutica che noi abbiamo all'immunoterapia, ma anche nei pazienti che non hanno questo tipo di problematiche autoimmuni o che non hanno recidive di epatocarcinoma post trapianto, vi sono delle categorie in base alla eziologia che non possono ovviamente giovarsi dell'immunoterapico. In altri termini, si è visto che pazienti dismetabolici, cioè pazienti che hanno come
fattore di rischio per la cirrosi e quindi per l'epatocarcinoma che ne consegue, una malattia metabolica e quindi una steatosi epatica non alcolica, l'immunoterapia sembra funzionare meno, mentre al contrario, pazienti che sono rientrati in studi che hanno valutato questo aspetto evidenziano come l'Lenvatinib possa essere un'ottima alternativa e con maggiore efficacia rispetto all'immunoterapia nei dismetabolici. Quindi, in sintesi, la scelta e la personalizzazione della terapia diventa cruciale e anche nell'epoca dell'immunoterapico il Lenvatinib riveste un ruolo determinante nella terapia medica sistemica.